Il Marocco produce un massimo di 20 film l'anno, ma i suoi paesaggi sono destinazione privilegiata per registi stranieri che cercano tecnici e servizi a basso costo. Fondata 10 anni fa, l'École Supérieure des Arts Visuels si è affermata in Marocco come una scuola di cinema leader nella regione. Inoussa Baguian, del Burkina Faso, è al suo ultimo anno. Fra 3 o 5 anni mi immagino che farò dei film, perché dal punto di vista della cultura c'è tanto da fare. È una presa di coscienza fra di noi, soprattutto nei paesi africani. Il fatto di capire che la cultura giocherà un grande ruolo, sia sul profilo economico che nella lotta contro l'estremismo e in tutto il mondo. La cultura davvero svolge un ruolo importante. La scuola offre agli studenti la giusta formazione per diventare dei professionisti del cinema. I workshop si tengono tutto l'anno. Questi studenti lavorano ad un progetto sotto la direzione del direttore della fotografia Michel Ouassian. L'obiettivo è quello di ricreare un dipinto del XVII secolo. In questo esercizio partiamo da un principio, che è quello di non lasciare la libertà di scelta, ma di mettere un riferimento e dire che faremo questa immagine, quello che l'immagine deve riprodurre. Quindi mettiamo in discussione la luce, i costumi, le acconciature, il trucco, naturalmente l'arredamento. Bisogna ricostruire tutto quello che deve essere posto davanti alla telecamera. L'idea è di dare gli strumenti giusti agli studenti per diventare grandi professionisti. C'è una produzione marocchina perché esiste un fondo a sostegno che permette il finanziamento di una ventina di film all'anno, e la cosa impegna una parte del bacino delle maestranze. Poi c'è la televisione che commissiona tutta la produzione dei serial e dei documentari. C'è tutta l'attività pre-Ramadan, per le serate del Ramadan. Quindi c'è un momento di forte attività, e poi ci sono i set destinati alle troupe estere. Voilà, c'est un moment fort de l'activité. Et puis, bien sûr, il y a les tournages étrangers. Fra le produzioni estere c'è stata Mimosas di Olivier Lax. Gli effetti sonori sono stati completati all'ESAF. Il film ha vinto il Gran Premio a Cannes della Semaine de la Critique quest'anno.